Il nostro viaggio radiofonico ci porta ora a Turiacco, in provincia di Gorizia. Perché? Per quale motivo? Perché è stato presentato nei giorni scorsi un progetto didattico educativo promosso dalla Proloco di Turiacco e destinato agli alunni della scuola primaria del comune. E noi siamo collegati telefonicamente con il vicepresidente della Proloco di Turiacco, Flavio Gon, che salutiamo. Buona giornata, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, parleremo tra un attimo, Flavio, del progetto, perché siamo in attesa anche di sentire l'insegnante, la maestra Deborah Vianello, che sta per raggiungerci, ma presentiamo un po' anche gli ascoltatori del Friuli Venezia Giulia, e non solo, che come sai ci stanno ascoltando anche da altre parti e non solo dalla nostra regione. Beh, insomma, Turiacco è un paese vivo, possiamo definirlo un paese vivo? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì, se consideriamo la vivacità che esprimono anche le associazioni di Turiacco, perché in effetti non ci siamo solo noi come Proloco, però le associazioni del paese contribuiscono in maniera rilevante a questa vivacità, soprattutto a tenere insieme una comunità che comunque è una comunità piuttosto omogenea. Siamo circa quasi 2.800 abitanti a Turiacco, con un flusso migratorio anche notevole negli ultimi anni, però tutto sommato si nota ancora questo, non so come si potrebbe dire, come senso della comunità, certo. Ecco, che in molte località, anche vicino a noi, ormai sta scomparendo. Ecco, questo sì, senz'altro. Beh, la Proloco è molto attiva, le Proloco sono molto attive generalmente nel territorio regionale, in Friuli Venezia Giulia. La vostra è una Proloco che è molto attiva su più fronti musicali, culturali, teatrali, eccetera. Adesso noi ci avviciniamo all'argomento del quale ci occuperemo oggi, cioè di questo progetto promosso e finanziato che ha accompagnato tutti gli alunni della scuola e li ha visti protagonisti. In questo caso parliamo della scuola primaria, quella che noi conosciamo meglio come scuola elementare. Il titolo è A scuola di Proloco, cioè feste, tradizioni, credenze e superstizioni bisiacche. Questo progetto aveva già visto un'altra edizione l'anno scolastico precedente, se non sbaglio. Sì, è da considerare che questo noi l'abbiamo inteso un po' come un progetto pilota, nel senso che vorremmo con piacere che l'esperienza che noi abbiamo fatto qui a Turiacco e che stiamo facendo venisse esportata anche in altre località della nostra regione. E è un progetto che è partito l'anno scorso e punta proprio ad una formazione di carattere locale ed è rivolta proprio ai bambini delle elementari di Turiacco, quindi rivolta alla generazione più giovane proprio del paese. È iniziato, come dicevi giustamente, è iniziato l'anno scorso, quindi quest'anno è il secondo anno di esperienza e ci consente anche così di poterlo tarare meglio, no? Noi abbiamo puntato molto sulla formazione, ma in questo caso, essendo rivolta ai bambini della scuola elementare, la caratteristica che sostanzialmente lo differenzia da altri progetti simili che possono essersi verificati in altre località è che questo è un progetto che dura praticamente per tutto l'anno scolastico e in un certo senso non si sovrappone o non è che sia un qualcosa in più rispetto a quello che i ragazzini fanno a scuola. La sua caratteristica infatti è quella di in un certo senso completare il corso di studi diciamo normale con informazioni di carattere storico, geografico, antropologico, linguistico anche, visto che noi qui parliamo bisiacco, no? Che sono tutte legate al territorio e sono informazioni che altrimenti non troverebbero, diciamo, non troverebbero spazio in un certo senso nei programmi tra virgolette ministeriali, insomma, no? E il nostro intento è duplice: da un certo punto di vista, per prima cosa vogliamo che ai bambini, acquisendo questa informazione, tutte queste informazioni, diventino in un certo senso consapevoli di quelle che sono le peculiarità non solo del territorio ma proprio della comunità nella quale vivono. Però d'altra parte, e prima dicevo che c'è un flusso migratorio notevole anche da noi, ecco, d'altra parte abbiamo notato come attraverso l'entusiasmo di questi bambini si aiuti molto l'integrazione di quei bambini che vengono appunto da comunità diverse. Acquisendo queste informazioni, ecco che anche loro apprendono qualcosa in più
della comunità nella quale vengono ad inserirsi, e in questo modo abbiamo notato che è molto più facile per loro stessi poi inserirsi, e quindi attraverso loro anche le loro famiglie, inserirsi nella comunità e non rimanere un corpo parzialmente almeno estraneo, ecco, ma diventare parte integrante proprio di questa comunità, e questa lo si ottiene solo attraverso la conoscenza, ecco, abbiamo pensato noi, ecco, attraverso la conoscenza di queste che sono proprio le caratteristiche della nostra, ma di ogni comunità, insomma. Beh, allora è stato molto chiaro. Mi sembra che questo discorso lo amplieremo fra qualche minuto. Breve digressione, Flavio. Il 21 giugno voi avete creato un'atmosfera particolare, visto che parliamo di comunità. La comunità si è ritrovata, giovani, anziani, meno giovani, bambini, eccetera, per salutare il solstizio d'estate. Beh sì, questa è un'altra delle nostre iniziative. Beh, in questo caso però era estesa non solo alla comunità di Turiaco, ma a dire la verità abbiamo visto con piacere quanti fossero i partecipanti venuti da altre comunità. È una festa un po' singolare, perché la facciamo in riva a Lisonzo, in un parco comunale che ringraziamo l'amministrazione per avercelo dato in gestione, e qui noi portiamo, bisogna dire, quest'ultima occasione, forse perché capitava di sabato o forse per la curiosità che la manifestazione anche per la clemenza del tempo, anche che per questi la clemenza del tempo, di questi giorni non era il massimo. Erano piuttosto infelici, sì, da quel punto di vista, bisogna dire che ci sono state parecchie centinaia di persone di notte in riva a Lisonzo, senza illuminazione, senza niente, che ascoltavano storie, vedevano spettacoli di mangiafuoco e così via. È un po' una, in questo caso si tratta un po' di riprendere, ecco, noi abbiamo in un certo senso rivisitato alcune manifestazioni, alcune celebrazioni che venivano anticamente, di cui ecco il solstizio era anticamente oggetto, però rivisitandole in maniera moderna, in modo da rendere più adatte anche ad un pubblico attuale. Ma in ogni caso entrambe vertono sui due temi del fuoco e l'acqua, che sono costanti nelle celebrazioni del solstizio d'estate. Perfetto, allora ne torniamo a parlarne in chiusura anche delle altre iniziative legate alla Proloco. Ci ha raggiunto Deborah Vianello, l'insegnante che è stata artefice assieme naturalmente ai bambini di questo progetto. Noi la salutiamo e la ringraziamo. Buona giornata, come va? Buongiorno a tutti, e volevo intanto ringraziarvi di questo nostro intervento. Sì, è un'iniziativa con cui collaboriamo con la Proloco oramai da diversi anni, e onestamente ci troviamo troppo bene con loro per certo poterla abbandonare. Allora, maestra Deborah, mi sembra, se ho ben capito, ma ero presente anche alla vostra presentazione, che i bambini in questo caso sono stati protagonisti a tutti gli effetti. Sin dall'inizio, perché una volta stilata la parte organizzativa con gli esperti della Proloco e tutto il team docenti della scuola primaria di Turiaco, a questo punto l'approfondimento conoscitivo è stato fatto direttamente ai bambini, e sono stati loro gli artefici dei elaborati prodotti, che sono stati veramente tanti. Tutto questo è stato poi raccolto in una rielaborazione multimediale con la realizzazione del CD che è stato presentato anche alla sua presenza. Certo, allora lo scopo di questo progetto è sostanzialmente quello di iniziare. C'è un ritorno di c'è un rumore di innesco, forse ha una radio accesa vicino? Sì, ecco, adesso. Ecco, allora se la abbassa ci sentiamo sicuramente meglio. Allora si parlava di cultura turistica per gli alunni, per diffondere tra i bambini conoscenze delle particolarità turistiche, ma io sottolineerei anche quelle legate alla cultura popolare, tradizionale della località nella quale vivono, è vero? Esatto, soprattutto questo è stato il tema di quest'anno scolastico. Difatti il progetto è biennale, è nato l'anno certo scorso alla scoperta del paese di Turiaco, ed è stato sostanzialmente una scoperta a livello ambientalistico, soprattutto dei luoghi di Turiaco. Quest'anno ci siamo soffermati a livello delle feste, tradizioni, credenze e superstizioni, quindi toccando più le argomentazioni legate al patrimonio culturale locale. Allora, c'è una articolazione in diverse fasi di questo progetto. Una fase organizzativa ha visto coinvolti anche degli esperti, vero? Sì,
esperti sempre da parte dell'organizzatore della Proloco di Turiaco, che sono venuti a scuola a tenere delle lezioni proprio con i bambini, e c'è stato proprio un contatto diretto con gli esperti della Proloco e i bambini stessi. Hanno raccontato le loro esperienze, hanno raccontato degli approfondimenti proprio a livello culturale e anche ambientalistico, naturale. Dopodiché sono partiti i bambini, ecco, con gli insegnanti. E i bambini poi hanno sviluppato gli argomenti trattati con foto, con disegni, con elaborati, con approfondimenti. So che hanno parlato a casa con i nonni, con gli zii, insomma hanno creato proprio un tam-tam di rete con la comunità stessa. Sì, diciamo che questo è stato un'ulteriore possibilità per far collaborare l'intera comunità, come giustamente diceva lei, perché da sempre la scuola di Turiaco è oramai conosciuta, o la scuola con cui collabora tutti, dai nonni, genitori, gli enti locali, e quindi dà la possibilità di spaziare anche una collaborazione, diciamo, familiare, ecco, certo, se la vogliamo mettere in certo questo punto. E poi a questo punto il prodotto finale di queste rielaborazioni sono stati messi in forma di CD multimediale. Lo ricordavamo prima, proprio a scuola di Proloco, Feste, Tradizioni, Credenze e Superstizioni Bisiache. A questo punto io direi che si è unito storia delle tradizioni popolari, ma anche dell'aspetto turistico del paese, ma anche con la tecnologia, quindi l'uso del computer. Credo sia stato un intreccio utile per i bambini, ma forse non solo per i bambini. E diciamo che questo è obbligo oggi come oggi all'aspetto attuale, non possiamo tralasciare che siamo in un'era di progresso e quindi allacciarsi il progresso con comunque le tradizioni popolari mi sembra obbligo per noi docenti ad un bambino di età scolare come l'abbiamo noi. Certo. E questo, devo essere sincera, che ha visto veramente un entusiasmo da parte dei bambini, perché sono stati loro a doversi comunque intrecciare con la multimedialità e correlata anche con la tradizione popolare. Non è stato facile, immagino. Questo è poco ma sicuro. Quanti mesi di lavoro sono stati impiegati per giungere a un risultato così, così pregevole? Noi abbiamo iniziato da subito, i primi mesi dell'anno. Quindi tutto l'anno scolastico? Sì, tutto l'anno scolastico, sì, ha toccato tutto l'anno scolastico, perché abbiamo toccato vari periodi dell'anno. Il nostro lavoro è stato intrecciato con il ciclo delle stagioni, certo, per cui abbiamo iniziato con l'autunno per arrivare alla primavera inoltrata, inizio estate, diciamo. Per cui ci ha occupato tutto l'intero arco scolastico, anche perché noi siamo dell'opinione che è inutile parlare di un periodo se non lo si vive realmente, certo, quindi è stato più appropriato affrontare quel determinato periodo proprio nel periodo stesso. Allora, c'è stato l'anno scorso una mostra, ma anche un libro che ha raccolto i vostri lavori. Quest'anno come si evolverà? Immagino non vi fermerete qui. No, sicuramente la nostra collaborazione. Della docente Vianello è molto deciso, quindi fa ben sperare. Lo dico a Flavio Gon, lo dico anche a chi ci ascolta da casa. Ma oramai mi conosco, sanno che sono difficile a mollare. Bene, mai mollare. Allora, mai andiamo mollare avanti. Soprattutto quando le cose sono consolidate e funzionano, certo, ma bene. Quando ci sono anche i risultati, chiaramente. Esatto, positivi. No, quest'anno siamo riusciti per la fine dell'anno a produrre il CD multimediale, comunque già in previsione la mostra del lavoro svolto, con gli elaborati in originale tutti plastificati dei bambini, e verrà allestita in occasione della festa in piazza di Turiaco il primo di settembre. E dopodiché, probabilmente, penso proprio che al 90% sarà ok, verrà fatto anche quest'anno il libro, perché onestamente parlando io singolarmente sono molto ancorata al materiale cartaceo. Certo. La multimedialità va benissimo, è giusta che ci sia, è bellissima, però non dimentichiamoci del cartaceo. Insostituibile. Allora ne sapremo ancora di più a settembre. Io ringrazio molto Deborah Vianello per la preziosa collaborazione che ha offerto parlandoci delle sue attività. Le auguro buon lavoro. So che lei anche oggi, con questo caldo di pomeriggio, deve andare a scuola, è vero? Ha un corso, che cos'ha? Eh
Sì, stiamo tenendo un corso di aggiornamento per i docenti, perfetto, quindi mi trova già in sede. In sede, allora. Poi incominceranno ad arrivare anche i colleghi. Benissimo, allora puntuale come sempre. Grazie a Deborah Vianello, buon lavoro. Invece ci salutiamo ancora un attimo con Flavio. Flavio Gon, vicepresidente del Proloco di Turiacco, per cui prima dei saluti la maestra Deborah ha anticipato, e parlando della festa in piazza, festa che si terrà a settembre, ha un menù molto ricco, anche teatro, vero Flavio? Sì, quest'anno, beh, io prima cosa vorrei, se mi è concesso, riallacciarmi a quanto diceva la maestra Deborah, che anzi saluto, per ricordare quanto sia stata fondamentale la collaborazione degli insegnanti in tutta questa operazione, perché se non fosse stato per loro sarebbe stato impossibile per noi poterla portare avanti. Quindi la complicità in un certo senso è stata l'elemento che ha garantito il successo di questa cosa, ma quello che mi preme sottolineare e che ha già anticipato la maestra prima era proprio questo entusiasmo che i bambini in questi 2 anni hanno dimostrato, mm-hmm, perché tutto sommato non ci saremmo mai aspettati che dei bambini, poi tornando a casa da scuola, chiedessero informazioni ai nonni, ai genitori, a chiunque, sulle cose che ci sono a Turiacco, sulle particolarità, mm-hmm, non so, linguistiche. Ecco, tutto questo è quello che ci ha gratificati, ma che soprattutto ci stimola a, mm-hmm, continuare in questa esperienza, perché abbiamo visto che in effetti anche da parte dei bambini c'è una fame di conoscenza di questo tipo che, se non fosse stata sollecitata da noi, probabilmente sarebbe rimasta così inespressa, no? E quindi ci fa tanto più piacere continuare, visto che proprio sono i bambini stessi a volerlo fare, no? D'altra parte vedendovi l'entusiasmo dei bambini è lo stesso entusiasmo della maestra Vianello, è lo stesso entusiasmo sì, vostro, per cui c'è un entusiasmo diffuso. E poi la cosa bella è che, appunto, ecco, questo lo presentiamo in maniera, diciamo così, popolare, come diceva anche giustamente lei e come anticipava la maestra Vianello, proprio nella festa in piazza di Turiacco. Quindi lì c'è anche un certo senso un tributo, un omaggio di cui un omaggio, diciamo, di folla che viene riservato ai bambini. Sì, comunque quest'anno la festa in piazza si svolgerà come ogni anno nelle prime fine settimana di settembre, proprio, e quest'anno puntiamo molto sul teatro, perché ci sarà la prima edizione di un concorso per gruppi teatrali in dialetto, diciamo veneti orientali, soprattutto perché il Bisiacco fa parte di questo gruppo linguistico veneto, e il concorso che è già stato fatto, si è concluso, è già stato nominato un vincitore che ovviamente non possiamo dire, mm-hmm, ma questa è una nuova, diciamo in un certo senso è una nuova sfida che ci siamo proposti e che si unisce a quel concorso biennale che già abbiamo noi proprio direttamente come Proloco, riservato alla poesia sempre in dialetto bisiaco, quella, no? Il concorso teatrale invece, ripeto, si riguarda autori di teatro nei dialetti veneti, quindi si va dal Veneto vero e proprio fino all'Istria, ecco, fino alla tutta questo settore, diciamo, dell'Italia, certo, c'è orientale. C'è tanta letteratura, c'è prosa, c'è poesia che può unire questi due confini, no? A parte senz'altro, che non sono confini, ma sono punti geografici di incontro e non di divergenza. Ultima battuta, Flavio Gon, le cartoline nuove di Turiacco. Beh, questa è un'ultima iniziativa che abbiamo riservato quest'anno al... Riguardano i bambini, naturalmente. La scuola elementare, riguarda i bambini dell'asilo, come si chiamava una volta, no? I ragazzi dell'asilo, anzi, siccome avevamo necessità di sostituire delle cartoline, ormai erano molto datate qui a Turiacco, abbiamo pensato di fare un'operazione completamente nuova, e anziché le solite fotografie che ritraggono i soliti monumenti, perché poi sono sempre quelli, i monumenti cambiano, per fortuna anche in un certo senso, quest'anno le nuove cartoline di Turiacco vedono questi monumenti interpretati dai bambini della scuola materna, quindi non c'è la foto della chiesa, per dire, ma c'è il disegno che un determinato bambino o più bambini hanno fatto della chiesa, quindi devo dire la verità che... Interpretandola anche a modo loro, no? A modo loro, infatti, certo. Devo essere sincero che in alcuni casi abbiamo trovato difficoltà
quasi a interpretare cosa fosse rappresentato, anche se erano cose che noi vediamo quotidianamente, però quanto di più piacevole poter vedere come i bambini interpretano la realtà che gli sta attorno, con dei colori magari che non sono gli stessi, certo, con delle forme che ovviamente non corrispondono alla realtà, però nello stesso tempo sono molto più colorate, vivaci e direi la verità, almeno a mio modo di vedere, a volte quasi più piacevoli della verità stessa. Sicuramente, poi anche un modo molto originale e simpatico per mandare in giro, come dire, la cartolina, l'immagine nuova, sì, di un paese che è un'immagine proprio nuova, vivace, fresca, che è sempre in cambiamento e sempre in evoluzione, no? Certo. Allora, grazie molte per essere stato nostro ospite. Grazie. Appuntamento a voi. Sicuramente a settembre per parlare delle iniziative legate al teatro. Ci contiamo, anzi, le invitiamo fin d'ora. Va bene, noi ci saremo sicuramente. Grazie al vicepresidente della Proloco, Flavio Gonu. Un saluto anche a Paolo Buttignon, che è ne presidente. Un saluto a tutti i bambini della scuola primaria di Turiaco.